Buongiorno, oggi parleremo di quei fotografi europei, ma anche non, che attorno agli anni 20 hanno cominciato a fare fotografie senza la macchina fotografica. L'hanno usata, ma la loro genialità, la loro originalità si è espressa soprattutto lavorando in camera oscura direttamente sulla carta. Poi saranno seguiti negli anni successivi da altri imitatori innovatori che hanno ripreso le loro tecniche e le hanno completamente rivoluzionate. Molto interessante perché partiamo da Anna Atkins che nel 1842, pensate, è nata nel 1799, Anna Atkins ha fatto il primo libro fotografico senza un obiettivo, senza la macchina fotografica, fino ad arrivare a Nino Migliori, vivente, che continua a fare questi capolavori senza una macchina fotografica. Vediamo come. Partiamo da Man Ray, pittore, fotografo e grafico, nato Immanuel Radnitsky, poi vedremo il perché di questo nome, a Filadelfia, nel 1890 è morto a Parigi nel 1976, quindi ha 86 anni. Chi è questo Immanuel Radnitsky? Nome per noi molto difficile da pronunciare. Allora, il suo vero nome è stato cambiato qualche anno più tardi, vedremo dopo. Inizia a occuparsi di arte frequentando corsi serali in scuole diverse, tra cui la National School of Design di New York. Studia disegno sempre a New York e inizia a firmare le sue no opere con il nome di Man Ray, l'uomo raggio, a partire dal 1912. Nel 1915, proprio all'alba dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, ha 25 anni e si interessa di fotografia. Diventa fotografo freelance, cioè indipendente, pittore e cineasta. Non parleremo delle sue attività cinematografiche, ma soprattutto di quelle fotografiche. È uno dei primi pittori americani astratti. All'inizio, negli Stati Uniti d'America, non prendeva piede facilmente la pittura astratta. E si mette subito in contatto con le avanguardie europee che invece da questo punto di vista erano proprio più avanti. È uno dei fondatori della sezione Dada di New York nel 1917. Tra le sue specialità vediamo qui, proprio su questa strana immagine, quelli che lui chiamerà i rayographs. In italiano li chiamiamo fotogrammi, si può scrivere attaccato o staccato. Rayographs è un nome che richiama un po' la radiografia e un po' il suo nome, quello con cui ha deciso di firmare le sue opere, cioè ricorda un po' il suo nome, rayographs, praticamente Ray, quello che lui ha deciso di adottare quando firma le sue opere. Ovviamente l'originalità sta nel fatto di essere realizzate direttamente su carta fotografica senza nessun processo né di fotocamera né di obiettivo. Più avanti, verso la fine, vedremo in maniera molto dettagliata come si fanno. Le stampe a contatto però non sono una novità di quegli anni. Come si fanno intanto classicamente? Si fanno come se si facesse una fotocopia, si appoggiano gli oggetti su un foglio di carta sensibile attraverso una pressa. Voi potete usare un vetro pesante, io ho utilizzato questa pressa per fare la stampa negativo-positivo, tipo la calotipia di Henry Fox Talbot,
e si mette l'oggetto schiacciato e si espone al sole. Anna Atkins ha inaugurato i primissimi anni della fotografia con queste meravigliose cianotipie a contatto. Si chiamano così perché il colore è bluastro, ciano blu. La cornice di legno che vedete aiuta a chiudere dei fermagli per tenere ben pressato l'oggetto sulla carta. Tutto ciò risale al 1842, quando Herschel, grande scienziato e amico dell'Anna Atkins, ha inventato questo procedimento che non fa uso dei sali d'argento, costosi, ma semplicemente di un composto di ferricianuro, ammoniaca, potassio. Non sto a scendere nei particolari chimici del composto, costa molto meno e è molto pratico da usare perché il trattamento è semplicissimo, si lava in acqua e la fotografia è fatta. Ecco qui uno dei risultati, li abbiamo già visti, chi mi segue dall'inizio si ricorda questi lavori di Anna Atkins, pubblicato su questo il suo primo libro fotografico, pensate addirittura un anno prima del The Pencil of Nature, la matita della natura di Henry Fox Talbot, un libro in piccola tiratura fatto direttamente come un piccolo catalogo botanico di fiori e piante della sua zona. Era però una semplice collezione descrittiva di queste piante. Il suo scopo non era creativo, anche se in realtà la composizione di queste immagini è sempre molto garbata, fatta con grande cura e buon gusto dal punto di vista grafico. Il tedesco Christian Schad, facciamo un salto di 50 anni, 60, fatemi fare il conto, parecchi anni dopo, siamo 70 anni dopo, aveva già realizzato opere analoghe, chiamandole sciadografie, analoghe a quelle di Man Ray, intendo. Qui vediamo dei ciuffi di tela appoggiati sulla carta fotografica su cui è stata accesa la luce. L'evoluzione di queste tecniche è che se si fanno in cianotipia bisogna esporle al sole e ci vogliono parecchi minuti. Se si fanno con carta fotografica sensibile, diciamo tradizionale, quella che si acquista confezionata, l'esposizione può essere molto più breve, vedremo dopo, però la carta va sviluppata con procedimento abbastanza accurato. La differenza tra Man Ray e Christian Schad è intanto sul tipo di oggetti scelti da mettere sulla carta e diciamo che in questa sfida Schad è più orientato a una ricerca estetica astratta e all'inizio Man Ray crea delle cose un pochino più quasi figurative in cui gli oggetti si riconoscono e potremmo dire che si tratta di tutte queste opere di equivalence, quelle che abbiamo visto come le nuvole di Stieglitz, quelle che vedremo anni più tardi nei cristalli di ghiaccio o nelle foglie secche di Minor White, eccetera. Questo concetto degli equivalence, cioè un'immagine fantastica senza nessuna intenzione illustrativa, può invece diventare una suggestione equivalente a un oggetto reale che ognuno di noi con la propria fantasia potrà cercare di riconoscere. Questo è Immanuel Radnitsky, vedete, faccio anche fatica a pronunciare il nome, cioè Man Ray. Dal punto di vista artistico è un po' matto, cioè uno che ha veramente rotto gli schemi. Assieme al famoso Marcel Duchamp e ad altri fonda la Society of Independent Artists, la Società degli Artisti Indipendenti, per tenere mostre annuali su questi artisti. Già vi avrà colpito questo ferro da stiro con chiodi, che è proprio una contraddizione, no? Il ferro da stiro tu lo usi per lisciare la stoffa e i chiodi qui sono proprio una provocazione per strapparla. È un artista delle grandi provocazioni. Nel 1920
quindi ha 30 anni, e realizza le sue prime fotografie creative di carattere dadaista, che adesso non andiamo a cercare. Nel 21 lascia l'America e si dirige a Parigi, capitale mondiale della cultura. L'abbiamo già intravisto con qualche fotografo, ma lo vedremo meglio in seguito con i successivi. Parigi attira da tutto il mondo, sia perché ha una buona situazione economica, sia perché c'è una vivacità culturale senza pari. Arriveranno moltissimi artisti, soprattutto dai paesi dell'est. Qui entra in contatto, parlo di Man Ray, con il gruppo dei surrealisti e collaborano negli anni successivi a lungo. Ecco, guardate che meraviglia. Questa Kiki, una delle sue straordinarie modelle, che lui battezza questa fotografia Violon d'Ingres, su cui fa un fotomontaggio in camera oscura applicando quei due tipici tagli che ci sono sui violoncelli, sugli strumenti, per rinforzare il concetto del titolo. Oltre a svolgere l'attività artistica, gli vengono commissionati lavori di carattere commerciale, che ovviamente a qualsiasi artista fanno comodo, ritratti e servizi di moda. Dopo l'ingresso dei tedeschi a Parigi, nel 1940, Ray ritorna negli Stati Uniti, dove vive ad Hollywood fino al 1950. Ritorna a Parigi nel 1951 e vi rimarrà fino alla sua morte nel 1976, a 86. La tecnica. Non andiamo a vedere le tecniche delle sue fotografie tradizionali perché il discorso si dilungherebbe troppo e stiamo sul tema di questa puntata. Vedete questa fotografia, Solarizzazione, 1929. Lui è considerato uno dei più importanti precursori della fotografia contemporanea proprio per aver pasticciato gioiosamente in camera oscura, a volte anche con una botta di fortuna, che gli ha dato la possibilità di sperimentare e poi ripetere delle cose straordinarie. Allora, questa solarizzazione è nata per sbaglio un giorno che era in camera oscura con la sua fotografa e modella Lee Miller, Elizabeth Miller. Ci vorrebbe una puntata intera su Lee Miller perché è veramente incredibile per la sua bellezza, ma per la sua intelligenza, per la sua sensibilità, la capacità di fare fotografie che raramente altre donne sarebbero in grado di fare. E che succede? In camera oscura, lei ancora inesperta all'inizio, accende la luce quando c'è lo sviluppo in corso di una fotografia. Succede quello che nessuno si era mai immaginato. La carta, prendendo luce a metà dello sviluppo, fa un processo di semi-inversione. Vedete, se osservate attentamente, le zone d'ombra sono bianche, le zone in luce prendono un certo contorno che vedrete dopo. Ovviamente, questi giochi si possono moltiplicare ristampando le fotografie a contatto e facendole diventare ulteriormente solarizzate. Vediamo. Ecco, questo è lui, Man Ray, con la sua macchina fotografica, vedete, grandina, banco ottico, che usava per appunto le fotografie pubblicitarie. E se notate il bordo, guardate sul profilo del volto, sul punto di stacco dal fondo, un fondo chiaro, un fondo scuro. In quel punto lì, lasciando a lungo la carta nel bagno di sviluppo, si ottiene quel profilo accendendo la luce in una certa precisa quantità e in un certo preciso momento della fase di sviluppo. Quindi queste sagome negative e positive portano a un tipo di fotografia che non si era mai vista fino ad allora. Incoraggiato dai dadaisti e dai surrealisti, Man Ray gioca sapientemente con queste nuove abilità
diventa il maestro, il precursore di questa nuova arte. Restando un pochino legati alla fotografia tradizionalmente intesa, fatto con la macchina fotografica, l'obiettivo, lui fa dei ritratti particolarmente intensi, interessanti e originali, con un gioco di abbinamento di volti di persone e oggetti, che poi ognuno può interpretare come vuole. Non è un artista figurativo che necessariamente vuole comunicare un concetto preciso. Lui crea provocazione, ognuno poi è libero di interpretarle come vuole. Questo Noir en Blanche del 1926 è un esempio di questo abbinamento tra volti e oggetti. Cosa dicevano di Man Ray? Beh, intanto guardiamo questa fotografia della Marchesa Casati, 1928. Vi garantisco che non è niente di straordinario. Potete farlo anche voi se avete uno scanner o una fotocopiatrice. Praticamente, una volta messa la carta da stampa sotto l'ingranditore con un foglio nero che copre metà degli occhi, si fa metà esposizione corretta di una parte, poi si sposta la carta di alcuni centimetri, si fa l'esposizione dell'altra parte e abbiamo gli occhi raddoppiati. L'abbiamo fatto a scuola in camera oscura, è venuto molto simpatico, addirittura abbiamo esagerato, abbiamo fatto tre file di occhi, ma adesso non stiamo qui a mostrarvele. Quindi lui è un grande manipolatore della carta da stampa e conoscitore dei processi chimico-fisici, perché bisogna capire bene qual è la diluizione giusta per arrivare a certi risultati. Quindi, pur essendo un artista a 360 gradi, come avete visto, strane sculture e altre le vedremo dopo, capite che la sua maggiore originalità, quello per cui è diventato più famoso, sono proprio queste strane fotografie. Suo contemporaneo, Laszlo Mulinaghi, nasce 5 anni dopo, adesso vediamo, si dedica con originalità alla ricerca sui fotogrammi. Eccolo qui. Laszlo Mulinaghi. Ho conosciuto sua nipote una quindicina d'anni fa, gran bella donna ungherese, e abbiamo avuto modo di parlare a lungo del nonno. Allora, Mulinaghi, pittore, fotografo, nato in Ungheria nel 1895, quindi 5 anni dopo Man Ray, morto a Chicago nel 1946. Ecco qui, vediamo uno dei suoi fotogrammi, che lui chiama Ripresa senza camera, e viene pubblicato nel volume Pittura, Fotografia e Film del 1927. È semplicemente forse una molla arrotolata, forse una cintura, non sappiamo, appoggiata su un simbolo grafico per diventare la copertina di questo volume. Quindi, Mulinaghi. Nel 1913, a 18 anni, si iscrive all'Università di Scienze di Budapest e questi studi gli saranno utilissimi per le conoscenze chimico-fisiche che poi applicherà in camera oscura. Non termina gli studi perché si arruola nell'esercito austro-ungarico e dopo 3 anni, sul finire della guerra, torna a Seghedino dove forma un gruppo artistico in collaborazione con Cassac, scrittore e giornalista. Si riscrive all'università con grandissima tenacia, a 24 anni si laurea in legge. Ecco qui uno dei suoi fotogrammi. Non è necessario capire che cosa sia l'oggetto. Può essere un filo di lana, può essere. Non sappiamo. L'importante è godersi questa strana immagine. Poi a voi la sfida di indovinare che cosa può essere. Questo fotogramma, anche fatto con il metodo di Man Ray, ma indipendentemente, crea un'inversione. Attenzione, voglio ricordare che la carta fotografica è negativa, quindi la zona che voi vedete nera è dove la luce ha colpito la carta. La zona che vedete chiara è dove la luce non è riuscita a colpire la carta perché c'era l'oggetto sopra. Questo procedimento fotografico permette di fissare immagini
giochi di luce e di ombra su una superficie sensibile senza l'aiuto, ripeto, di nessun apparecchio fotografico. Volendo, per praticità, in camera oscura si usa un ingranditore per avere la direzione della luce ben precisa, vedremo dopo perché, ma non è necessario. Quindi il fotogramma apre nuove prospettive su un linguaggio visivo ancora completamente sconosciuto e che ha leggi proprie indipendenti da quelle dell'ottica che siamo abituati a considerare. Ecco un altro fotogramma, questa è una banda forse di carta, non lo sappiamo, forse un materiale semitrasparente, arrotolato, e vedete che se distingue lo spessore di questo oggetto perché la luce invece di essere messa in verticale è stata messa leggermente di lato. Molinaghi nel 1920 si trasferisce a Berlino e inizia a creare fotogrammi, come abbiamo visto, e anche dei collage di stile Dada. Ne abbiamo un grande esempio ampio in 10 pagine del nostro bellissimo libro Fotografi di Tom Hung. Come potete vedere è una serie di collage che accompagnano questi anni fatti da diversi grandi autori, tra i quali John Hertfield e Alexander Rodchenko, ma di loro parleremo in un'altra occasione. Quindi Molinaghi, in modo indipendente da Man Ray, ripete gli stessi esperimenti. E le sue, però, sono all'inizio prove scientifiche sulle trasparenze e le opacità degli oggetti. E proprio la sua formazione del primo periodo universitario di tipo scientifico lo porta a questi esperimenti. Solo dopo ne scoprirà o cercherà di valorizzarne diciamo, le finalità artistiche. La differenza tra i fotogrammi di Molinaghi e i Rheographs di Man Ray stanno prevalentemente sul tipo di oggetti che utilizzano. E non è facile distinguerli all'inizio, però quando capite proprio il tipo di oggettistica, il tipo di ricerca che viene fatta dai due fotografi, dopo un po' non è difficile capire di chi è un'opera e di chi è l'altra. Durante una mostra dei dipinti di Molinaghi a Berlino, l'architetto famosissimo Walter Gropius rimane impressionato dalle sue opere, lo invita a collaborare a Bauhaus. Bauhaus a Weimar nel 1923 è il punto di riferimento mondiale per l'innovazione delle arti grafiche, architettoniche, urbanistiche, tutto. Lì si concentra questa grande rivoluzione. Questa esperienza sarà la più importante e significativa del lavoro di Molinaghi e che lascerà una traccia non solo nei suoi allievi, ma diventando una figura di riferimento per tutta la formazione fotografica della Bauhaus. Anche lui, costretto a andare via negli Stati Uniti a causa della guerra, fonda una propria scuola di design a Chicago e nel 1940 organizza corsi estivi nell'Illinois. Questa fotografia che vediamo è un altro dei suoi Photogram del 1926, specificato, vedete, Gelatin Silver Photogram, semplicemente carta fotografica alla gelatina d'argento. Chi riprenderà questi esperimenti? Beh, tanti fotografi, chi più chi meno, ma preferisco fare un salto di parecchi anni e andare a Luigi Veronesi. Finalmente un italiano, pittore, fotografo, regista, scenografo italiano, nato a Milano nel 1908 e morto sempre a Milano nel 1998, quindi a 90 anni. Perché parliamo di questo personaggio? Perché ha fatto un salto, il salto nei fotogrammi a colori. Perché a colori? Nel corso della Seconda Guerra Mondiale si è sviluppata e diffusa la tecnica di stampa a colori commerciale e soprattutto dopo la fine della guerra ha cominciato ad essere disponibile anche per sperimentazioni da fare a livello personale. Andiamo a vedere. Chi è Luigi Veronesi?
Dunque, a 17 anni comincia a esplorare gli elementi creativi della fotografia a contatto. Vedete qui un fotogramma dei suoi mettendo a contatto su un foglio di carta dei pezzi di un orologio smontato, ingranaggi e molle. Nel 1932 a Milano l'enciclopedia Il Milione pubblica alcune delle sue opere. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lui ha una grande esperienza come grafico, mette a disposizione del movimento partigiano le sue abilità di grafico per falsificare i documenti dei partigiani ed evitare che vengano catturati. Dopo la guerra diventa cofondatore, cioè partecipa alla fondazione del club La Bussola. La Bussola è uno dei tre grandi club fotografici nati in Italia in quegli anni, che vogliono promuovere la fotografia mettendo assieme professionisti e non professionisti per cercare di farla conoscere. Un pochino quello che stava cercando di fare Steichen e Stiglitz negli Stati Uniti, qui cominciano un pochino più tardi, però c'è una discreta solidità. Fa anche fotografie tradizionali, ovviamente, però con un grande senso di ricerca grafica. Vedete questa. È semplicemente un gioco di luci e di ombre su degli oggetti, però con un gran senso, vedete delle diagonali, lo studio delle ombre. Una foto bella per se stessa, non per dire necessariamente qualcosa. Comunque, nella sua adolescenza predilige la ricerca proprio sui fotogrammi. Arriva il periodo del colore. Guardate lo splendore di questa fotografia, dove semplicemente appoggia su un foglio di carta fotografica, positiva in questo caso, dei bicchieri colorati, delle cannucce, e utilizzando una luce laterale si vede proprio la trasparenza dei colori proiettata sulla carta fotografica. Anche lui qui riprende da Molinaghi la direzione della luce laterale, non necessariamente verticale. In anni più recenti, questo tipo di ricerca anche sul fotogramma a colori viene ripresa da Nino Migliori, fotografo nato a Bologna nel 1926, attualmente ancora vivente nel 2020. Inizia a fotografare nel 48, a 22 anni, e si avvicina al circolo fotografico bolognese, anche lì si è sviluppato. Guardate questa stranissima immagine che lui chiama ossidazione, proprio del 48. Sono delle impronte digitali fatte semplicemente bagnando le dita negli acidi fotografici e toccando un negativo vergine. Dopodiché lo sviluppo farà il resto. Infilato nell'ingranditore, proiettato su, stampato su un foglio di carta, questa è l'immagine risultante. Il suo lavoro è pieno di sperimentazioni, fotografia sia realista sia formalista, e le tematiche continueranno a mescolarsi nel corso della sua vita. Dà dei nomi originali anche lui alle sue creazioni. Sono ossidazioni, questa che abbiamo qui a fianco è una, i pittogrammi e i cliché verts, che lo rendono ancora più intrigante rispetto a varie ricerche di tipo astratto che si possono vedere in quegli anni. Questa è un'altra ossidazione che lui chiama autoritratto, perché nascosto, sfumato nel negativo c'è un suo occhio. L'ossidazione viene creata con una reazione chimica che può essere fatta sia su un negativo o su un positivo da mettere nel ingranditore, sia sulla carta fotografica in fase di stampa, sia tutte e due le cose assieme. Queste ossidazioni si ottengono con giochi chimici dove la creazione è libera, tu cerchi una fantasia di chiaroscuri, come i fotogrammi, qui non vogliamo rappresentare niente.
si vuole soltanto giocare con spatole, pennelli, oggetti, tamponi, timbri, per creare un gioco di chiaroscuri che sia semplicemente curioso da vedere e in qualche modo interessante. I lucigrammi. I lucigrammi, guardate un po' questa specie, chissà, potrebbe essere un Cristo in croce, però sembra che abbia delle corna come un diavolo. Non lo sappiamo, vedete l'idea degli equivalence, no? Che ognuno legge quello che vuole. I lucigrammi, questo è del 1952, si ottengono direttamente con una piccola pila sulla carta fotografica. Si disegna sulla carta fotografica come se fosse un pennarello, solo che si usa la pila invece che una penna o un pennello. Alla fine del processo si possono ottenere elementi più densi o meno densi a seconda di se la pila è vicina o se è distante, più netti o più sfumati. Altro suo genere fotografico sono i cellogrammi. Sono immagini ottenute con ritagli di cellophane, trasparenze di carte, veline, pezzi di negativo di scarto, lastre fotografiche, insomma qualsiasi cosa sottile e trasparente che può essere tagliata, ammucchiata, sovrapposta e vedete che crea un tipo di trasparenze straordinarie messe direttamente sulla carta, in cui i vari livelli di bianco, nero e grigio si ottengono a seconda della quantità di pezzetti che si sovrappongono. Anche lui con i procedimenti a colori venuti più avanti negli anni gioca una nuova carta. In questo caso proprio di carta parliamo perché si tratta di una carta positiva, il Cibachrome, il cui processo in realtà è molto molto difficile e anche tossico, però a un certo momento è stato messo in vendita anche fuori dai laboratori, diciamo, della grande industria fotografica, e si poteva comprare in piccoli pacchi e fare questa sperimentazione. Allora vedete che gli stessi oggetti messi su un foglio di carta positiva, dove arriva la luce, la carta resta bianca, quindi non diventa nera perché è positiva, ma in particolare il suo nuovo gioco, per cui queste realizzazioni si chiamano polagrammi, scusate, polarigrammi, è che ci mette due fogli di filtri polarizzati, uno sopra e uno sotto, e a seconda di come i filtri vengono girati tra di loro, queste trasparenze di cellophane, cartine, eccetera, eccetera, prendono delle fluorescenze, delle iridescenze di colori straordinariamente diversi e mai uguali. Attività didattiche. Nino Migliori è ancora attivo. Abbiamo visto una sua bellissima mostra a Padova, a Palazzo degli Angeli, l'anno scorso, con un gruppo di studenti. Continua a operare anche facendo attività didattica. Anche con bambini piccoli, dai 3 ai 5 anni. Qui vedete una realizzazione fatta in cui mette assieme ossidazioni, cellogrammi, polarigrammi, lucigrammi, fotogrammi, insomma, un bel gioco. L'obiettivo di Migliori è di avvicinare i piccoli alla fotografia, togliendoli dal meccanismo abituale che abbiamo oggi col telefono di rappresentare la realtà più fedelmente possibile, ma anzi, al contrario, di reinventarla. Alcune di queste sue attività didattiche sono state esposte proprio l'anno scorso, il 2019, a Roma, al Museo Maxxi. Qui vediamo alcune sale, cioè i pannelli con i lavori fatti con i bambini. E quindi qui vediamo che il linguaggio fotografico in questi atelier, in questi laboratori, servono proprio per staccare i bambini dal culto del selfie fatto col telefono e andare a giocare in maniera accorta, attenta e prudente, con gli assi di sviluppo e di fissaggio, usando la luce come unico elemento per la creazione. Creiamo una radiografia o fotogramma. Come abbiamo già detto, non serve nessun tipo di macchina fotografica. I fotogrammi si ottengono in un ambiente completamente buio, come la camera oscura, si chiama così apposta.
Noi per comodità abbiamo usato un ingranditore, anche se in realtà si potrebbe fare con una lampadina. Una lampadina, se volete avere un'immagine bella, nitida, con i contorni netti, deve essere una di quelle vecchie lampadine, il tungsteno con il filamento sottile. Le lampade LED e le lampade a fluorescenza non vanno tanto bene perché creano un'immagine troppo soffusa e i bordi non saranno mai netti. Allora, bisogna spegnere la luce e tenere soltanto una luce rossa che non può essere una comune lampadina rossa. Sono delle luci particolari apposta per fotografie che si chiamano inattiniche, cioè non incidono la carta fotografica a base di argento. La luce va messa in diretta, proiettata sulla parete bianca, se è molto vicina al piano di lavoro, oppure può essere anche diretta sul piano di lavoro, ma deve stare almeno un metro, metro e mezzo di distanza. Vediamo la procedura. Questa è la camera oscura della nostra scuola, l'Istituto Scarpa Mattei. Vediamo qui, giusto come un gioco, sul piano di lavoro abbiamo messo un paio di occhiali, un bicchiere, un pettine, insomma un po' di oggetti, tanto per fare delle prove. Siccome la carta fotografica va messa subito per posizionare sopra gli oggetti, la luce dell'ingranditore deve essere spenta, ma se volete vedere l'ombra che si proietta è necessario mettere un filtro rosso che c'è su tutti gli ingranditori appena sotto l'obiettivo, in modo tale che proietti luce rossa sul piano di lavoro e non incida la carta. Posizionati gli oggetti, bisogna decidere quanto tempo esporre la carta. È meglio mettere un pezzettino di carta, una fettina di 10 centimetri, perché la carta è costosa, e fare delle prove. In genere con un paio di tentativi si trova il tempo giusto. Noi abbiamo cominciato con 2-3 secondi e poi ci siamo adattati. Ricordo che essendo carta negativa, cioè se usate carta negativa, che è la più comune, più luce arriva, più la carta si annerisce. Quindi se vedete che la carta è troppo chiara dopo lo sviluppo, bisogna dare più tempo. Se vedete che è tutto troppo scuro, bisogna dare meno tempo. Per avere un effetto un po' più tridimensionale, invece di tenere la luce perfettamente verticale con l'ingranditore, abbiamo inclinato la testa dell'ingranditore in modo tale che la luce arrivi un po' laterale, un pochino come faceva Molinaghi e anche in quei bei bicchieri colorati che avete visto di Veronesi. Andiamo a vedere cosa succede. Ecco, sopra vedete gli oggetti come sono posizionati sulla carta fotografica e sotto il risultato dopo aver acceso la luce. Chiaramente il risultato è negativo, è interessante per capire come funziona. Il punto al centro dove si sovrappongono un po' le due pellicole, vedete che essendo meno trasparente, in quel punto viene più chiara l'immagine. Si spegne la luce dell'ingranditore, si toglie il filtro rosso sotto l'ingranditore e si cronometra il tempo che abbiamo deciso che sarà il tempo corretto di esposizione. Esistono degli appositi timer per gli ingranditori, ma si può fare anche con un normale cronometro. Se lo fate col cronometro del telefono, fate attenzione che la luce del telefono non arrivi sul piano di lavoro. Finita l'esposizione, si tolgono gli oggetti e si comincia il processo di sviluppo. I bagni di sviluppo evidentemente devono essere stati già preparati prima con le diluizioni stabilite dalla casa che li vende e bisogna misurare la temperatura e cercare di averli possibilmente a 20 gradi oppure adattare i tempi. Il bagno di sviluppo di solito con la diluizione che usiamo noi a scuola dura 90 secondi, un minuto e mezzo. Finito il minuto e mezzo si vede mano a mano molto emozionante l'immagine che appare e bisogna sgocciolarla 10 secondi prima di passarla al bagno successivo che è il bagno di arresto. Il bagno di arresto ferma l'azione del bagno di sviluppo e pulisce la carta per non andare a inquinare il bagno successivo. Il bagno d'arresto può durare 20-30 secondi, si sgocciola sempre per 10 secondi,
poi si passa al bagno di fissaggio. Anche qui, con le diluizioni che abbiamo scelto di fare a scuola, dura un minuto e mezzo, però fate attenzione perché a seconda dei prodotti e delle diluizioni si può arrivare anche a 2-3 minuti di fissaggio. Alla fine si sgocciola per bene e si passa, si può accendere la luce, a questo punto la luce bianca per vedere bene il risultato, e si passa a un lavaggio intenso in acqua corrente che sarà di 10 minuti almeno, meglio un po' di più, se si tratta di carta politenata, cioè una carta a base plastica, o 20-30 minuti se è carta baritata, cioè la vera carta fatta di cellulosa. Alla fine il lavaggio molto delicatamente con un fazzolettino di carta si deterge, si porta via l'acqua in eccesso e poi si lascia asciugare normalmente. La carta si accartuccerà un po' se è la carta tradizionale baritata, ma dopo asciutta si può metterla sotto il peso di un libro e nel giro di un giorno sarà perfettamente dritta. Bene, spero che vi sia piaciuta questa tesina. Gli studenti che l'hanno preparata sono Marco Michelan e Giulio Libertani, però ovviamente ho dovuto un po' riadattarla per questo tipo di utilizzo e mi piacerebbe sapere da qualcuno di voi se volete fare questi esperimenti, come sono andati. Se servono altri consigli, resto sempre a disposizione. Arrivederci.